Una giornata sfigata a Venezia. Vlog brutto di una giornata frenetica e ricca di misteri che rimarranno tali. Un'altra delle tappe molto importanti di oggi sarà l'Hotel Danieli. No, è visitabile solo per i clienti. Due delle chiese che volevamo vedere sono una è chiusa e l'altra vediamo di raggiungerla più tardi. Spoiler, sarà chiusa anche quella. Oggi vi porto in un ex teatro che è diventato un supermercato. Vi sto parlando di Teatro Italia, ve lo faccio vedere subito. Un altro fail? Volevo andare al Teatro Italia, ma sono riuscita a riprendere solo il fronte. Perché quando sono arrivata, indovinate un po', era chiuso. Contiamo tutte le volte che ho fatto l'intro. Buongiorno, di questo video. Amici, benvenuti in un nuovo video, siamo a Venezia, oggi vi porto con me. Oggi vi porto tra i miti e le leggende di Venezia e in luoghi infestati. Siamo nella domenica di carnevale a Venezia, quindi ci sarà molta gente, spero di poter riprendere il più possibile. Ma abbiamo visto anche cose belle, eh? Ed eccoci qua in piazza San Marco, tutta la sua bellezza. C'è bel tempo, c'è bel tempo. Siamo morti, siamo andati a posare i bagagli. Vicino alla stazione si trova un deposito bagagli, 8 euro al giorno vi tengono i bagagli grossi. Magari sotto in info box vi lascio il link del posto. Economico e molto sicuro. Adesso ci avviamo a cercare un posto dove mangiare. Dopo aver bramato luoghi assolutamente inaccessibili per noi che facciamo parte della plebe, della lurida plebe, ovvero Caffè Floriano, un caffè stupendo e meraviglioso dove un caffettino vi costa 7 euro, però è veramente bellissimo, ne vale la pena di entrare. Noi non siamo neanche entrati, guardavamo dalla finestra singhiozzando. Non vi preoccupate che ora vi porto anche a mangiare. Abbiamo trovato finalmente un posto dove mangiare, un posto tipico, cioè una cicchetteria, un luogo dove potete bere del vino e mangiare i tipici cicchetti che adesso vi mostrerò. Il luogo si chiama La Cantinetta. Ecco qua i cicchetti, troviamo mozzarella in carrozza, baccalà mantecato con il gamberone e le polpettine di pesce fritte con del vino bianco. Proviamo le polpettine di pesce. Con il tonno. Sono incredibili. Un posto consigliatissimo, la cantinetta, si mangia da Dio e hanno un vino buonissimo. Dopo qualche ruttino finalmente ci dirigiamo a vedere un luogo storico e bello, finalmente, ovvero Scala Contarini. Ma indovinate un po'? Non si è registrato nulla dell'audio di tutta la clip e di tutta la visita a Palazzo Contarini. Perciò adesso vi beccate il mio voiceover con un aneddoto che veramente vale la pena. La Scala Contarini, che venne edificata nel 1499 con ben 26 metri di torre, quindi ce l'ha molto grosso, è una zona insomma di Venezia che di solito si visita, ma io non ero mai stata. Per cui mi dirigo alla hall per fare il biglietto e una giovane ragazza che lavora lì mi dice: per gli under 26 c'è lo sconto. Allora io dico: ah, perfetto, io sono un under 26. Chiamo il mio compagno che era fuori, dico: prego, vieni, vieni, entra, che così ci fanno lo sconto. E giustamente il mio compagno mi dice: io ho 30 anni e tu ne hai 29, ricordi? No ragazzi, cioè io ho dimenticato quanti anni avevo e tutta convinta, ma ero convinta io di avere meno di 26 anni, tant'è che la giovane receptionist mi dice: nata nel 93. E io tutta convinta, sì sì, del 93, ho 26 anni. No, avrà pensato, povera, questa qui c'ha i problemi, facciamogli lo sconto per disabilità. Comunque, guardate che vista meravigliosa, vale la pena sicuramente di andare a Palazzo Contarini. Ricordatevi quanti anni avete. Detto questo, vi fate un bel po' di scale, ma ne vale sicuramente la pena.
E finalmente riusciamo a visitare un qualcosa di misterioso, ovvero Palazzo delle Prigioni, dove è ospite la mostra malefica. Finalmente quello per cui eravamo venuti qui, qualcosa di misterioso e un po' creepy. Pensate in quanti hanno infilato la mano in quel buco. Questo è lo schiacciateste, il condannato metteva la testa lì, si girava la vite e il macchinario spaccava il cranio. Ovviamente tutti confessavano subito ogni genere di peccato o di crimine. Questa è la famosissima sedia inquisitoria dove il condannato veniva fatto sedere, i spuntoni trafiggevano la pelle e mi pare che sotto si potesse anche accendere un fuoco. Famosissima si vede anche nel film Il mistero di Sleepy Hollow, dove appunto il protagonista ha questi fori sulle mani proprio per via di questa sedia. La famosa mandragola di Harry Potter, che non è solo di Harry Potter ma che esiste veramente, non urla ma esiste. Di questo non c'è l'iscrizione ma io mi ricordo perché l'ho visto al Museo della Tortura di Siena, era una scarpa che veniva messa ai servi che facevano delle nefandezze, se la campanellina suonava gli stringevano ancora di più la vite posta dietro al tallone per spaccargli le ossa del piede. Queste sono le maschere dell'infamia, venivano messe addosso al condannato per essere schernito e preso in giro pubblicamente. Qui vediamo la lettera di un condannato e il libro dei verbali dei crimini commessi nel 1600. La famosissima gogna della vergogna. Praticamente in questo luogo si raccoglievano i prigionieri che non entravano a Palazzo Ducale nelle prigioni. Infatti adesso procediamo vedendo le varie celle, quelle delle donne, quelle degli uomini, è la stanza del tormento e della tortura. Qui torniamo alla cella delle donne. E questa era la cella, infatti qui troviamo la rappresentazione del condannato, doveva fare davvero molto 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 freddo. Cella dell'uomo, molto semplice, molto fredda e molto piccola. E qui le classiche catene. E arriviamo alla stanza del tormento. Luogo in cui appunto l'energia un po' di tutto questo posto è davvero molto pesante. Si vede che sono oggetti originali che racchiudono un po' l'energia negativa di tutte le persone che non ci sono più. Per entrare qui bisogna pagare 10 euro, è un luogo molto interessante, lo consiglio sì, però se siete stati al Museo della Tortura di Siena è un po' inutile perché ci sono, mi pare, meno cose ed è un po' le stesse cose che sono ripetute. Camminando per Venezia ci siamo imbattuti in Iris Gallery, questo posto pazzesco dove è possibile fare una foto al proprio occhio e farci una stampa in cui si vedono tutti i dettagli. Potete farlo ovviamente anche in coppia o di tutta la famiglia. Qui potete specchiare il vostro occhio e vederlo davvero da vicino come non l'avete mai visto. Vi lascio in info box i luoghi esatti dove potete trovare queste gallerie che sono presenti in più parti di Venezia. E se siete interessati a vedere il risultato finale della foto del mio compagno, basta semplicemente andare su TikTok, sul mio profilo, e lì trovate un reel apposito. Spero che questo mio primo vlog vi sia piaciuto, alla fine non siamo riusciti a fare quello che volevamo fare, cioè visitare i luoghi misteriosi di Venezia, ma ci sono stati dei piccoli intoppi, ma sotto il video vi invito a magari consigliarmi dei posti misteriosi o maledetti di Venezia che vi piacerebbe vedere. Iscrivetevi al mio canale Baldi Giovani perché presto ci saranno delle novità succulente. Ciao, al prossimo video!